il governo vi propone di mandarle queste armi, quindi il governo ha deciso di proporvelo, ma non lo ha già deciso. Non lo ha già deciso, nel senso che ha deciso di fare un passaggio parlamentare, non obbligatorio, ma ritenuto importante per il rispetto del Parlamento. La stessa formula che noi stiamo utilizzando in questo momento a camere chiuse è quella che si è utilizzata per la missione in Libano, dove si è deciso di inviare 2.000 soldati italiani, se non mi ricordo, 2.500-2.000, comunque tanti, non sono state convocate le aule del Parlamento, si è deciso in questa stessa formula. Oggi non stiamo decidendo di mandare uomini delle forze armate italiane, stiamo decidendo di mandare delle armi. E quindi il personale che noi utilizzeremo è personale che trasporta e consegna, ma non sarà poi sul campo. Questo, quindi, siamo dentro uno scenario diverso da quello del Libano, dove abbiamo adottato la stessa.